E dal Mozambico invece ci spostiamo nel Massachusetts, dove il nostro Stefano Salimbeni ha raccolto la testimonianza di tanti pescatori di origine siciliana che, nonostante le difficoltà causate ovviamente dall'emergenza sanitaria, continuano a gettare le reti in mare pur di far sopravvivere un'attività e una cultura anche vecchia quanto il mondo, ovviamente la pesca. Vediamo. Quando sono venuto in questa terra, la prima cosa che ho fatto è stato il pescatore. Andavo a pescare con una barca di questi. Queste sono barche di un cugino mio. Qui ci sono tantissimi siciliani da Terrasini, da Porticello, da Sciacca, che facevano tutti i pescatori. Facevano con tutte queste leggi che hanno messo. Certuni si sono usciti dalla barca perché non ce la potevano fare. Beh, ma si è complicato con questa situazione del Covid-19, tutto il mondo si è fermato, magari un pochettino ora si sta muovendo la cosa, ma la cosa è critica per ora per i pescatori. Perché non si sa a chi venderlo? Le compagnie se li compra, ma non è che c'è il prezzo che ci deve essere. Sì, però l'aragosta si trova solo qui, in questa zona del mondo. Questo è astice, non sì, ma, è un aragosta. Ma quest'astice qui viene venduto in tutto il mondo, quindi la crisi c'è, ma meno di chi pesca del pesce che si trova anche altrove, no? Esatto. C'è un vantaggio, ma sì, ti spiego una cosa, l'aragosta per ora è pure slow la vendita, hai capito? L'aragosta per ora la puoi comprare a 5-6 dollari a pound. Prima non la potevi comprare a meno di 10-15 dollari a pound. Quindi è calata tanto. È calata tanto. Vino astici, le compro e le vendo. E li vendi a chi? Clienti di tutto il mondo. Italia, Spagna, Francia, China. America pure, no? Sì, America assai. Ci sono anni che io vinno 5 milioni di ponte. Libre? Libre, yes. Quindi in chili la metà sarebbe? Sì. 5 milioni, quindi 2 milioni e mezzo di chili? Sì. COVID got too close. We didn't have any cases. The cases were very close. Uh-huh. We had cases in the family. We had to close the place down for a month and a half. We did no sales in April. We had a great June, good July. Well, actually this year, we're doing a little better than last year. Really? Really. Pound-wise, no. But profit-wise, yes. Last year, we're in the middle of Chinese tariffs. We're in the middle of EU tariffs, and our Canadian, the Canadian people don't have any tariffs. Now we're back to almost the same tariffs as the Canadians. This year, we've been restricted with flights because of COVID, so the airfare, 80% more than last year. It's getting better, but it's still not very good. Quando uno esce, no? Con quanta aragosta torna? E dipende. Puoi ritornare senza aragosta, puoi ritornare con 100 ponti di aragosta. 200 ponti, 300 ponti, 500 ponti, dipende quante ciappe c'hai, quante non ce n'hai. Puoi ritornare senza soldi. Puoi ritornare che devi mettere dei soldi. Sopra. Sopra! Tutti i giorni è una vita da pescare. Fino a maltempo tutto può capitare al mare. Non sai se esci e ritorni. Adesso lei però non fa il pescatore a tempo pieno. Ora non faccio il pescatore più, sono cambiato, ho una compagnia di costruzione. Quando voglio vado al mare perché mi piace, non voglio lasciare il mare. Dico a tutti che se tu vuoi un pochettino di rilassamento, un pochettino di serenità, comprati una barca, comprati una barchetta che esci 5 minuti al mare e ti dimentichi tutto.